Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. L'ipnosi DCS è vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore che mi scrive da Madrid, Spagna, e mi chiede: dottore, mio padre ha l'Alzheimer, cosa posso fare con l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola? Perché il mio medico dice che purtroppo non c'è granché da fare, è una malattia incurabile, si può attenuare ma non esiste soluzione, rimedio definitivo. Allora, rispondo a questo signore sull'Alzheimer, rispondo anche a te che mi ascolti. In primis, devi sempre e comunque andare dal tuo medico se hai un caso in famiglia come l'Alzheimer o ce l'hai te, perché il tuo medico è l'unico responsabile della tua salute, oppure lo specialista della salute a cui ti rivolgi. Devi sempre andare da loro, perché né il sottoscritto né gli associati, anche se si contano nell'associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills, molti medici, psicoterapeuti di caratura internazionale, noi, compreso l'editore, non facciamo diagnosi, né curiamo, né facciamo terapia. È fondamentale. Tu, se il tuo medico non ha nulla in contrario, puoi inserire anche l'ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola, che di fatto è costituita da sole parole, parole semplici, comprensibili, create ad arte, ad hoc, però create ad arte ad hoc con quasi un secolo di un antico sapere. Premesso tutto sta bella pappardella, arriviamo al dunque, perché a me piace con questi video parlare al popolo e non a chi sta dietro ad una scrivania. Non siamo a scuola né all'università, ok? Voglio parlare alla gente comune. Premesso ciò, devi pensare, parto un po' da lontano, che l'ipnosi vera professionale con la V maiuscola è riconosciuta come medicina alternativa dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958. Vai a documentarti, c'è una caterva di informazioni accreditate su internet e su altre banche dati. Inoltre, la stessa Chiesa con Papa Pio IX nel 1847 l'ha riconosciuta sempre come medicina alternativa, sposando il pensiero dell'Associazione Medica Mondiale, anche se l'aveva riconosciuta molto prima, nel 1847, con Papa Pio IX. Lo stesso Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, il Papa polacco, ha dichiarato nella sua biografia, un libro così grosso che ti invito ad acquistare e a leggere, perché Papa Wojtyla è un grande papa, a prescindere dall'orientamento religioso, ti posso garantire che lui ha dichiarato che conosceva più di 12 lingue straniere perché si autoipnotizzava. Ok? Per cui, inoltre, se non ti bastasse, se un tipo, una tipa che vuole certezze scientifiche, in tutti gli ospedali del mondo, in tutti, dici come, in TV non se ne parla mai, non l'ho mai sentito, mia madre, mio padre, il vicino di casa, i miei colleghi, non significa nulla il fatto che tu non lo sappia. Ricordati, il 95% non te lo diranno mai i poteri forti. Ok? Anche se conoscono, se non conoscono, stai tranquillo, arriviamo fino al 100%. In tutti gli ospedali del mondo si usa l'ipnosi vera professionale con la V maiuscola per l'anestesia, per anestetizzare, per eliminare i dolori quando si effettuano anche operazioni, ascoltami bene, di alta chirurgia. Tu immagina un po', per le persone intolleranti ai farmaci dell'anestesia, che cosa vuoi di più? Un caffè? E allora, se tu le hai provate tutte, anche sull'Alzheimer esistono ricerche scientifiche, casi studio, che tu, a parte me, la mia associazione, le mie esperienze dirette e indirette, e quelle del professor dottor Michelangelo Garai e della dottoressa Rina Brunini, miei associati, miei mentori, miei amici per l'eternità, tu puoi anche documentarti su riviste scientifiche internazionali di nome Lancet, The Lancet e Life, sono in inglese ma oggi con internet le puoi tradurre e fare quello che desideri, e notare i casi studio, le ricerche, i successi,
di problematiche relative all'Alzheimer con l'ipnosi. Poi è logico che anche i professionisti dell'ipnosi, vera professionale con la V maiuscola, che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi da film, e neanche con la stessa ipnosi conformista e commerciale, per un certo verso, non tutta, perché quest'ultima è ottima, io sono partito da questo tipo di ipnosi, le ho provate tutte, finché nel 2008, a causa di un ictus molto grave, mio padre, che lo ha paralizzato per la parte destra del suo corpo, non ho fatto altro che sposare l'ipnosi vera professionale con la V maiuscola di Los Angeles Beverly Hills, della dottoressa Rina Brunini e del professor dottor Michelangelo Garai. Premesso tutto ciò, come se non bastasse, tu vai su queste riviste scientifiche internazionali, The Lancet e Life, e noterai che cosa nel mondo hanno fatto e ottenuto come successi sull'Alzheimer, su persone con l'Alzheimer. Io ti posso garantire che la nostra associazione Ipnologi Associati si parte da un audio a un MP3 DCS, un vero e proprio capolavoro unico al mondo, dal titolo No Alzheimer, e tu, seguendo le istruzioni alla lettera, a prova di un nonno, a prova di un idiota, a prova di un pigro, puoi aiutare la persona che ha l'Alzheimer anche senza fare sessioni online di ipnosi DCS vera professionale con la V maiuscola con il sottoscritto, ok? Che peraltro sono sospese per problemi di tempo e di impegni, perché sto lavorando anche ad altri progetti per aiutare più gente possibile. Premesso tutto ciò, io ti faccio una domanda. Se tu con tuo padre e tua madre le hai provate tutte, vedi questo problema, vedi che non c'è cura, come vidi io con mio padre nel 2008, ma che ti costa rinunciare ad una colazione al giorno per capire se funziona o non funziona? Facciamo finta che fossi a ciarlataneria, che tutto ciò che ti ho detto non abbia rilevanza scientifica, oppure che tu non abbia voglia di documentarti o di approfondire la ricerca con l'università che hai nella mano, che si chiama cellulare internet, invece di cazzeggiare tutto il tempo a sciocchezze o a fare shopping, scusami se ti vanto. Ma ammesso non concesso, perché non provi? E se, fatti la domanda, immagina, e se funzionasse, e se la malattia si fermasse o regredisse, e se la mente, perché il miracolo della mente lo fa poi la persona, perché le mie parole, che sono semplici, pulite, trasparenti, comprensibili, pulite, però create ad arte, ad hoc, guidano il subconscio, il pilota automatico, a fare il miracolo della tua stessa mente, ok? Per cui il miracolo, la guarigione, l'autoguarigione, la guarigione da soli, ricordati, non è l'audio DCS o il sottoscritto, la mia voce, le mie parole, ma è il subconsciente, l'88% della mente della persona che ha l'Alzheimer oppure un'altra malattia rara a cui la scienza non dà ancora risposte concrete. Poi puoi associare la terapia medica all'ipnosi di CS vera professionale con la V maiuscola se il tuo medico non ha nulla in contrario. Ma perché eliminare una chance, una speranza? Io ti posso dire che abbiamo aiutato e aiutato centinaia di persone con l'Alzheimer con ottimi risultati. Mio padre è stato 2 anni nel letto con l'ictus, anche con l'ictus gravissimo. Non c'è speranza, ti danno soltanto un liquido anticoagulante, eccetera, eccetera. L'ho portato ad una massa di specialisti, neurologi, eccetera, eccetera, spendendo una montagna di soldi, ma tutti dicevano è destinato a stare nel letto per tutti gli anni a venire. Mio padre, dopo 2 anni con piaghe di decubito, in 30 minuti, direttamente da Los Angeles online, con la dottoressa Rina Brunini su Skype, 2008, adesso tutti si riempiono la bocca di online, 30 minuti ha fatto così, Rocco alzati e cammina, mio padre si è alzato, ha camminato e da lì è iniziata la sua vita. Non credere a nessuna parola del sottoscritto, pensa che io dal 2008 ad oggi mi autoipnotizzo H24, anche adesso sono ipnotizzato perché non mi ruba tempo, non mi costa nulla, il metodo DCS è unico al mondo. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Aspetto le tue domande, ciao.